No, one, my phone is here. Oh, it's over there? No, Okay, then it's cool, here, sorry. It's here, it's Ah, here. sorry, On sorry. the other table. Actually, Okay, I know. okay. You can take it. No problem, I'm up. It's on the, yeah. Yeah, on the table. Znači, nećemo da napravimo pauzu, idemo dalje, malo smo pošortali, tako da. Dobro, okay, Hello. So there will be no break. If you need That's a break, just say yes. Okay. Okay? Siamo pronti? Allora, bui 8.000, 16.000 e ante 16.000. 8.000, 16.000, ante 16.000. 8.000, 16.000 e ante 16.000. Ok? Shuffle up and deal. Amici della notte. Bentrovati, indovinate chi c'è con me per questo tavolo finale del torneo Freeze Out. Amici, buonasera! Oh mio Dio, che piacere! No, vabbè, mi sembra di sognare un tavolo con Max Greco dove durerà pochissimo perché tra poco me ne vado. Sentite la risata di Halloween, Max Greco! Voglia di lavorare zero della Castagnotto, ma come? Ve lo dico. Allora, Vittoria, tavolo finale di questo fantastico torneo Freeze Out, anche oggi grandissimi numeri, non grandi, grandissimi. Vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori, te lo ricordi a memoria quanto abbiamo chiuso col main event, Vittoria? Beh, vediamo sì, se ce la perché... fa a memoria. A memoria però, se no... Ho fatto il video oggi, l'hai visto? L'ho visto. Va bene, non te lo ricordi, lo dico io. Abbiamo chiuso con 517 entry, pagati i primi 52. Ah no, non ce l'avevo. Io in realtà avevo i 203 players. No. Main event è stato veramente un successone, montepremi altissimo, 130.000 euro se non sbaglio, aspetta che ci guardo perché a memoria non è che mi ricordo tutto, il montepremi è stato un bel 134.526.000 euro. Mamma mia! Torneo Freeze Out, dove stiamo vedendo il tavolo finale, anche questo è stato un successone con 95 entry. E pensate che in realtà è un tavolo curioso finale perché solitamente noi facciamo il TV table a 8 giocatori, se non fosse che sono usciti due giocatori insieme e quindi ne troviamo già solo più 7. Tra l'altro ci scusiamo per l'attesa, qualora ci fossero dei parenti a guardare, che prima ho visto la sala gremita di persone che volevano scendere, però il regolamento è chiaro, nessuno può scendere per vedere le mani, anche se distante, anche se non parlate, ragazzi, dura l'ex. Sed Lex, dicevano i latini, e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma tutto è stato risolto e voilà, les jeux sont faits. E va bene, e ci siamo. Allora, Vittoria, parliamo tanto tanto di poker, perché Vai. Dicono che dobbiamo parlare di poker. 7 giocatori al tavolo, vediamo questa prima mano. Medenk, asso 8 di cuori, raise 32.000, Di Martino con 9-9 si appoggia col 32.000. Di Leonardo, che è il vincitore del knockout di ieri. Però mi ha detto che non si vuole fare intervistare, vero? Sì, infatti non si farà intervistare se vincerà. Però intanto ieri sera ha vinto lui il knockout e si trova a fare un altro tavolo finale. Allora, flop. 9, 7, 4. Ho le lette al contrario. Sì, non c'è un aiuto. Attenzione, come c'è Di Martino, che fa un bel set al flop. C'è il check di Medenk, Di Martino prepara le fish per puntare. Beh, però ci sono... Ah no, non è il 2 di picche, pensavo che Di Leonardo avesse asso 2 di fiori, ma il 2 di picche. C'è un bet di Di Martino a 68.000. Di Leonardo fold. Fold, beh, ci sta con asso 2. Sì. E Medenk, almeno che non si inventa qualche giocata, niente, fold anche lui.
E Di Martino si aggiudica il primo piatto di questa serata. Vabbè, ci sta. Vediamo Allora, il chip count. piccano. Vai, Vittoria. Di Martino in pole position, 441.000, le sue fish, il suo steak, lo segue Tellini con 372.000 e poi Callicu, 14 bui, 236.000, come i bui di Crivorapic, non lo so, Capice. ok, 234.000, di Leonardo, 14 bui anche lui, 228.000, e l'abbiamo appena visto, Medek, 13 bui, 221.000, e chiude Vanicevice. Bani, 11 bui, 187.000. Allora, ragazzi, devo dirvi che comunque adesso mi devo un attimo appuntare le pronunce perché è un casino, altrimenti. Vabbè, Non sappiamo i nomi di battesimo. ci sforziamo. Vabbè, ma non è facile, dai. Non è difficile. Vanicevice, Medenk. L'unico è Sì, Krivopacic. ma spieghiamo ai nostri amici che io oggi Krivokapic. mi sono fatta 12 ore di guida da sola, 6 ore andare a Milano, 4 ore di diretta, 6 ore tornare. Quindi in questo momento sono un po' cottarella, non so neanche come mi chiamo e quindi diciamo che i nomi un attimo difficult, it's very 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 difficult Però for le me. tue citazioni in latino vengono sempre fuori, eh? Ma ce l'ho nel sangue quelle. Mamma mia, attenzione. Allora, Di Martino che si è appena aggiudicato il primo piatto, fold con 6 e 7. Banicevic, jack 4 di cuori, fold. Ci sta? Calicù, K e jack di fiori, Secondo me da lui gioca. hijack, sì, bel raise, vediamo quanto. Non è dato sapere, per adesso eccolo qua, raise 49.000 e trova Di Leonardo da cutoff con asso dama. Stack 187.000 per Callicù e 228.000 per Di Di Leonardo. Leonardo ci penserà un po', poi giocherà, dai. Se non manderesti. Pare che decida, vediamo, io da qua le fish non è che vedo tantissimo, Di Leonardo decide di collare, trova Colla! Crivocapic Queen! con asso K e va in all-in per Oh. 218.000. E adesso è difficile No, sia per Calicù che per Di Leonardo. a questo punto secondo me gli altri foldano, sai? Perché comunque davanti a un all-in. Però Vittorio, bisogna anche vedere la stanchezza dei giocatori al tavolo, Se il vogliono grado di chiuderla in fretta. stanchezza. Comunque sono comunque le due, ricordiamo che stanno giocando dalle 17 e quindi sono parecchie ore. Tu eri in strada, tanto Vittorio sta dormendo, ragazzi. Io vi farei vedere Vittorio che ha avuto un attimino di sbarione, ha chiuso gli Più che altro stavo occhi. pensando quanti caffè avessi in corpo. Ecco, vedi che ha foldato, infatti. Si è affondato Medenk, ha Anche perché foldato. con asso 5. Adesso c'è Callicù che deve decidere cosa fare. L'original Razer. Che poi voglio dire, allora, con K-Jack cosa puoi fare? Puoi fare, vabbè, tutte le coppie di K, tutte le coppie di Ma Jack, copia di più. K, poi il K no perché c'è asso K contro. È meglio che non esce il K. No, io dico nella sua testa. Ah, ok. Nella sua No, ma testa. Un bel incastro, una bella scala il problema è incastro. che sono in tre nella mano, si trova una 3-bet all-in di 218.000, bah, non lo so, secondo me. Cioè, l'unico che potrebbe pensare di chiamare in questo caso è Di Leonardo, perché, anche perché vedi cosa succede, per Callicù sarebbe stato molto più facile se Di Leonardo fosse andato sopra Callicù, come in Sì. E teoria doveva essere, invece Di Leonardo si è solo appoggiato e adesso colla infatti. all-in Di Leonardo e si trova malissimo, si trova, dominatissimo, asso dama Di Leonardo. Asso K, Crivo Capic. Vediamo. Dai. Flop. Vai Vittoria. Andiamo a scoprire le prime tre carte. Attenzione, 6-3-5 Una di grossa mano sul board. cuori. Ecco
Di Leonardo. Tre di fiori. Cioè 17 out di Leonardo, Eh sì. eh? E niente, nessuna mano sul board per Di Di Leonardo Leonardo. che esce. No. Rimane con 10.000. Meno di un buio. Meno di un buio, chip count, Krivo Capic, chip leader 525.000, Di Martino 441.000, Tellini 364.000, Medenk 205.000, Callicù 187.000, Banicevic 187.000, Di Leonardo che abbiamo appena visto scende, crolla 10.000 praticamente fuori. Vediamo se gli riesce. Si è rimasto appeso veramente. Però sai, veramente, cioè, ovviamente fa all-in la prossima mano, a meno che non sia. In che posizione è adesso lui? Non No, no, beh, per ti forza. ricordo. I bui sono 8.000, 16.000, ante 16.000. No, Quindi. metti caso non avesse né ante né piccolo né grande buio, può permettersi di aspettare magari ancora una mano. Bene, Sì, no, dico, non è obbligato a se fare all-in. E col bottone vuole vediamo un po' chi ce l'ha. qualsiasi tra virgolette giocatore che farebbe lì, non guarderebbe neanche le carte, voglio dire, quando rimani con mezzo buio Ma forse. ti basta vincerne uno che già sali, eh. Ti lo metti in gioco. No, oddio, per rimettersi in gioco in questa situazione ce ne vuole un po', eh. Anche perché dovrebbe trovare magari un all-in con boh, 4-5 persone, vincerlo e salire a 70-80 mila, ma rimarrebbe sempre comunque cortissimo. Ma vediamo cosa decide di fare. Ragazzi, io non voglio disturbare Vittoria, è per quello che non Ma parlo. che cosa? Naturalmente scherzo, Banicevic K8 fold. Istant. Sì, Callicù fold, vedete che Di Leonardo non l'ha neanche guardato, mi sembra. Olin. Non sappiamo che cosa abbia. No, non lo sa neanche lui, secondo me. Mendek, small blind, Non trova Jack 6. nessuno. No, ma è impossibile, no, ma non ci credo. Non, a parte che è impossibile perché il grande buio è comunque già dentro per tutte le fiche di Leonardo. No, ma deve mettere per forza, dai, non. Beh, infatti vedi che. Sì, però Jack carta alta. No, fa niente, ragazzi, giocano due contro. Ragazzi, vittoria più che altro. Giocano due contro uno per eliminare un giocatore, quindi assolutamente. Ci sta 9-3. 9-3 di Martino, Jack 7 Medenk. Verosimilmente, a meno che qualcuno non chiuda qualche punto abnorme, si andrà al check-check fino al river. Eccolo qua, Dama 9 per Di Leonardo, che oltretutto parte anche avanti, eh? 49% per lui, 17% per Di Martino, 33% per Medenk. Al prossimo eliminato mi elimino. E mi sa che 3 donna 4 Trova la donna. trova la donna di Leonardo, trova il 3 di Martino, 8 che non aiuta nessuno Nessuno. e un K. Di Martino fa il primo double up, vediamo a quanto è salito, sale a 46.000. Di Vedete? Leonardo. Scusate, perché di Martino? Ah, di Martino, vero. Di Leonardo, scusate. Pensate, Vittoria dorme, io dico castronerie, però ci sta. Infatti avevo detto bah. Di Leonardo sale a 46.000. Oh, io dico al prossimo eliminato me ne vado e questo qua fa il double up, ma cioè di Leonardo E allora l'hai allora detto in diretta, devi rimanere a qua adesso. danger. Allora, Krivo
Krivokapic 525.000, Di Martino 437.000, Tellini 348.000, Medenk 189.000, Callicù 187.000, Banicevice 187.000 e Di Leonardo 46.000. Di Leonardo, ricordo ancora, vincitore del knockout di ieri, rimane attaccato con i denti al tavolo e vediamo se gli riesce la rimonta. E per merito Oh. suo, la buona vittoria è ancora qua con noi, se no se ne sarebbe andata. Per molto poco. No, 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 no. Callicù, K2, K2. hold. Fold instant. Vediamo Di Leonardo adesso con i suoi due bui cosa decide di fare. Sarebbe bello capire anche che Oh, carte ha. l'Indy Di Leonardo, non ci pensa due volte. Sembra giusto. Krivokapic 6 a 7 da hijack. K8, eh sì, K, Dama 8, dama dama 8. 8. E gli portano fortuna a Di Leonardo le donne, quindi. 7-6 risponde. No, non ha risposto perché ha Ha foldato. foldato. Tellini asso 10 sicuramente entrerà nella mano. Vediamo come. Vediamo se ha deciso forse di rilanciare Tellini. Vediamo, ha chiesto il count di quante fiche ha messo dentro Di Mi devo Leonardo. spostare. Mi devo spostare. Ha collato Tellini. Medenk. Tellini ha solo collato con asso 10 da cutoff. Manca qualcosa al piatto. Medenk K8. Ha foldato. E fold di Di Martino. Banicevic, 9 tra di cuori, verosimilmente folder anche lui da big blind. Showdown tra Di Leonardo e Tellini, dama 8 contro asso 10. Dai, Scopriamo questo flop insieme. dillo ancora, Vittoria. No, Scopriamo questo flop quello, se insieme. esce un giocatore, vado via. Ah beh, sì, vabbè, ma non è che devo dire. Flop. Jack 2 10, prende 10 Tellini anche se non serviva perché era già avanti. Tarn scala per Di Leonardo e Mamma la mia. buona No, vittoria vabbè, rimane con ragazzi, sto male. noi. Vamos Vabbè. amici. Incredibile. E Giangia, cosa sta Di Leonardo, mi succedendo? devi Non lo so, qua ringraziare. se va avanti così la vittoria qui rimane fino a Ricordi domani la mattina. chioma? Si fa Che colazione. chioma di Roma e Dio la Di creò. Leonardo sale a 132.000, 8 bui, era rimasto con Meno di meno di un buio, un buio. meno di un buio. E risale a 132.000. Di Leonardo corre per fare il double. Gesto inconsulti da parte di Gianni. Io? No, 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 ho dormito, sono riposato, sono riposato, si sente che sono riposato. Ho Riposato. riposato, Sono ho riposato. soffritto io. Krivokapic, sempre chip leader, 525.000, Di Martino lo segue a 4,29, Tellini 302.000, Callicù 187.000, Medenk 173.000, Banicevic 171.000 e Di Leonardo che sta tenendo la nostra vittoria incollata, Ma è il Di Leonardo che ha vinto che il ha knockout. vinto Eh il sì, knockout, è sì. proprio lui. E invece al tavolo c'è anche Ivano Tellini che era presente alla prima edizione dell'ISO Panno Zero nel Ma giugno pensa. 2011 e Wow. fece il main Di event. Leonardo asso K intanto E da UTG. Leonardo, non vedi niente. Resti ancora per Di Leonardo, vediamo se trova qualche, se trova ancora clienti, Vittoria. Quindi Vabbè, non è detto che debba essere il primo a uscire di Leonardo, magari c'è qualcun altro. no, ormai è No, punto, tu hai no, puntato su Di No, Leonardo, no, cioè io ho adesso detto il primo a no, uscire, no, Cicci. andiamo a Cicci, ho rivedere. detto il primo a uscire. No, 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 andiamo a Cicci, rivedere. perché guardi in cielo? Chiami, non so, chi chiami Lo Cicci? Spirito Santo. All in per 132.000 di Leonardo con asso K di quadri, Krivokapic folda con asso Hold. 5.
Tellini folda, Mendek folderà naturalmente, non trova clienti. Di Martino, Jack 4, Banicevic, attenzione, 4-4, potrebbe decidere di giocarsi la mano. 161.000 per lui. Banicevic non mi sembra uno che si tira indietro, eh? Siamo in un tavolo finale, No. ricordiamo, siamo a 7 left, una coppia di 4 è una gran mano. Facci sognare. Anche Tifo da perché stadio per Vittoria Castagnotto nel di settore. ritorno da oggi, proprio da una trasmissione di calcio. Attenzione! Tra l'altro, io oggi ho raccontato la vittoria dell'Inter con l'ausilio di Filippo Tramontana 2-0, doppietta di Il Tucu Correa. Tucu Tucu! Correa che tra Tucu. l'altro primo tempo, boh, Ecco che le mette Banicevic come da mia previsione. mamma mia, quante ne Comunque, per sai? la gioia delle persone che ci scrivono anche su YouTube e dicono: ma questa dove l'hanno trovata? Sappiate che nel settore la Castagnotto è conosciuta come la Castagnocca. Sappiatelo. Attenzione, vediamo questo flop, ragazzi, che potrebbe esserci un eliminato, eh? 48-52, quasi un coin flip. Flop 4 sul flop, però 4-4! attenzione perché abbiamo una 1, 2, 3, 4 per Banicevic. Asso! Ho 10 5, ho 5, ho di Leonardo, dai ho 10. e di Leonardo prova in tutti i modi a rimanere dentro, ma viene eliminato da Banicevic. La nostra vittoria Castagnotto è Se ne va! con te, Eliminata! Eliminata, eliminata. direi! Player out anche la Mi Castagnotto, dispiace ragazzi. ragazzi! Ci vediamo domani alla diretta! Quale diretta? Come Come? Alla diretta quale di... diretta? Diretta dai campi, dal bordo Da bordo Dal bordo campo, della ah. Castagnotto inviata, A Castagnocca ormai. detta Castagnocca. Cinta Tiziano Crudeli! Ah. Mi era quasi passato il sonno! E Perfetto. allora resta ancora un altro player out! Allora, vediamoci il count quando sono rimasti in 3. Krivo Kapic 525.000, Di Martino 20 bui 409.000, Banicevic 17 bui 343.000, Tellini 15 bui 302.000. Castagnotto? Ma ha notato il signor Greco? Casalotto? No, ma voglio dire, ma Asino cotto? stavo parlando del signor Greco. 48? Ma la lasci andare via, che se ne Ma stava mi andando. dica! Ha notato il signor Greco com'è diventato bravo e professionale nel gestire le dirette? È bastato un evento? Pazzesco! Ubi maior minor cessa, ti infatti io Brava, cesso brava, è esattamente qua. così. E se l'ho detto è perché. Vita mia, morte tua. Mors tua, vita mea, La guarda. beata l'ignoranza se sta bene de core e de Ed è panza. Ciao panza. Castagnocca, Castagnotto. Amici, ci vediamo domani. Tra l'altro domani ovviamente essendo il big tournament Cioè, domani non te ne of puoi andare, lo Milan sai? non me ne posso andare, quindi devo riposare. Vai a riposare, vai. Allora, diamo la buonanotte alla buona Vittoria, che a parte gli scherzi La buona vittoria alla notte. oggi ha fatto un tour de force che io non avrei fatto, sinceramente, se no a quest'ora sarei ancora in autostrada a dormire, Diciamo che sicuro. saresti a letto a dormire, basta. Assolutamente, assolutamente. Allora, Tellini, 5-2 di fiori, Comunque fold. dormi più spesso se ti fa questo effetto, cioè veramente per te è droga Ah, dormire. vabbè, assolutamente, io mi Sei riposo. carico come una molletta. Sì? Ci siamo esaltati troppo? Si sente la mia voce? Gliel'ho detto, gli ho anche chiesto se ha preso qualche Ragazzi, sostanziale. siamo stati sgridati dalla Comunque ci regia sento perché a distanza di... pare che i giocatori ci sentano a Mi ha detto Di distanza. Martino! Di Martino, K-Jack, raise 60.000. Banicevic, che ricordiamo che non si tira indietro, da bottone Si è Dama tirato Jack indietro. e si è tirato indietro questa volta. Callicus 7-4 fold. Ecco qua, Krivo Kapic 6-6, decide di collare. Eh sì, ha deciso di collare con 6-6, flop. Rullo di tamburi 3-5, Jack, tutto di picche. Come vedete, però, ci sono ben 11 out per Krivo Kapic. E comunque trova il jack di Di Martino. Martino, beh, assolutamente.
Di Martino esce in puntata. Una bella C-bet, vediamo quanto ha deciso di mettere nel piatto di Martino, 60.000. Vediamo se Krivokapic decide di guardarsi un'altra carta, però non penso che anche se dovesse uscire un jack si possa sentire buono, però prende in mano le fiche, sta contando, pare intenzionato. E infatti, turn per lui. Un 8 che non sposta niente. Check di Krivokapic. Vediamo Di Martino se decide di uscire con una second barrel. Assolutamente sì. Prepara a sto punto, sarà intorno ai 150.000 o magari continuerà con 60, vediamo. 60, continua con 60. Sta facendo capire a Krivokapic che vuole le sue fiche. Ci cascherà? Su un piatto da 3,30, secondo me Krivokapic è invogliato a mettere. Vedete? Mi sa di sì. Mi sa che il gioco di Di Martino sta funzionando. Vediamo se al River. River 9. Sempre Di Martino avanti. Krivokapic sta pensando se inventarsi la giocata o ceccare. Quindi in E quindi secondo me the tank. in the tank, ma secondo me ceccherà in the tank. Però potrebbe fare un. Eccolo qua, vedete? Anche perché il board ci regala una possibile scala e quindi decide di uscire. Vediamo, pot da 390.000, lui betta, ah c'è stato un instant call, bet 70.000 di Krivokapic e instant call di Di Martino che si aggiudica un bel piatto, 280.000 per lui e sale a 689.000. Quindi vedete il chip count di Martino. Sale in vetta al count con 689.000. Banicevic 323.000 in seconda posizione. Tellini terzo 302.000. Krivokapic quarto 275.000. Medenk quinto 173.000. Kallikuh chiude il lotto a 157.000. E il buon Ivano Tellini è sempre lì, e come diceva Buonliga, lì nel mezzo finché ce l'hai stai lì, e lui è lì. E lui è lì. E lui è lì. Ah, ma è ancora, penso che sia ancora lunga. Bui, come vedete, sono 10.000-20.000 con 20.000 di ante che paga il bottone, lo ricordiamo. Kallikuh in ultima posizione con 7 bui. Cucucu. Koulibaly? No, quello è Kallibuh. Kallikuh. Medenk. Me lo ricordo oggi quando si è scritto Calico proprio. Medenk 9-10 da UTG. Sta scrutando le sue carte, vediamo cosa decide di fare. Folda Di Martino, fold. Banicevic, cutoff 6-5. Probabilmente decide di sfruttare la posizione. Ha dietro 323.000, no, decide di foldare. Kallikuh 9-6 da bottone, fold. Krivokapic 7-8 da small blind, vediamo se entrerà in guerra di bui. Blind Blind War. world. No, War, ah oh sì, world è mondo, giustamente. World. World è mondo. World. World è parola. E World war è guerra. è guerra. Poi anche un po' di inglese, dai, un po' di lezioni di inglese. Benvenuti a Capic decide di resare a 60.000
68.000, se no 70.000 se non sbaglio, e Tellini con 6 e 4 senza paura, all-in per 302.000, non si fa intimorire Tellini, ha nasato che Krivokapic giocava di posizione, forzava la mano per rubare il piatto, ma Tellini con tenacia, ardore, le mette tutte nel mezzo e penso proprio che possa portarsi a casa questo piatto. E grandissimo Ivano Tellini. Grande Tellini, 80.000 in più per lui, che lo portano in seconda posizione nel Con count. 19 big blind, interessante, Sì, diventa interessante per lui, eh? 689.000 per il chip leader, Tellini 19 bui 3,82, Banicevic 16 bui 3,23, Krivokapic 10 bui 215, Medenk 8 bui 173.000, Kallikuu 6 bui 137.000. Qua è sempre il discorso che io facevo ieri sera, anche Kallikuu con 6 bui, purtroppo se in questo momento con i bui così alti aspetti che arriva il tuo turno, paghi ogni giro 20, 40, 50.000. Quindi secondo me tu sei per la scuola di rischiare o per aspettare, Giangia, quando sei corto? sono per la scuola, cioè porterei obbligatorio fino all'università. Beh, anch'io secondo me, farei tornare anche in militare Quello anch'io. io. Assolutamente. Poi se vuoi un bel master dopo. No, quello no, è troppo già per me il master. Io posso fermarmi a militare se vuoi. Di Martino intanto 9-10 da UTG Fold. Banicevic 9-10 anche lui, dai Jack. Tanto vedete dietro alle spalle di Banicevic, mancano 9 minuti alla fine di questo livello. Fold nel frattempo. Kallikuu 6-7 Fold. Krivokapic 3-2 fold, Tellini asso 6 ha già collato se non sbaglio. Sì, Medek 10-4 a big blind, check. Vediamo il flop. Ho anticipato la giocata di Medek, eh? Medek. Flop, Jack 3, Jack con 3 Jack di fiori. Tellini avanti 79%, Medek 21%. Tocca a Tellini che decide di puntare. Ricordiamo che ha aperto lui. No, ha collato, non ha aperto, ha collato. Bet di Tellini, piatto di 60.000, Tellini betta 28.000 e Medenk ci pensa un secondo e folda. Altri 40.000 messi in cassa da Tellini. Vediamo che fa un altro passettino verso la vetta. Civetta. 422.000 per Tellini a 260.000 da Di Martino che comanda con 689.000, terzo Banicevic 323.000, poi Krivokapic 195.000, Medenk 153.000 e Kallikuu 137.000. Signor Greco, devo farle sempre più i complimenti. Complimenti, sì, io la ringrazio. È sempre bello ricevere complimenti. Io invece posso fargli a lei complimenti. Non posso farli. Io li posso fare a lei complimenti perché oggi abbiamo aperto la diretta delencando il successo ottenuto in questa edizione delle ISOP in ISO fatto. Player of the Year 2021. In fatto di numeri, ragazzi, il main event ha veramente fatto registrare un boom di ingressi, un montepremi. Ma che poi, cioè, la cosa interessante è con i numeri comunque cappati da un lato e con il fatto che abbiamo fatto solo
tre flight, cioè dei 1A, dei 1B, dei 1C. Assolutamente, Cioè è assolutamente. interessante questa cosa, perché Sì. con tre flight. No, ma poi anche per il discorso dei tornei cappati, io mi sento in dovere di fare un grosso ringraziamento anche ai nostri giocatori perché hanno dovuto comunque mettersi in lista per entrare ai nostri tornei, hanno avuto tanta pazienza, hanno dimostrato la voglia comunque di partecipare e di giocare ai nostri tornei, quindi per questo li ringraziamo, per la pazienza avuta. E per il supporto morale datoci, perché ce n'era veramente bisogno, perché abbiamo avuto veramente i tornei cappati e siamo arrivati ad avere una lista di attesa. Pensate al Oggi al knockout, freeze al freeze out, ce n'erano out 107 in lista d'attesa 107 in lista d'attesa. Pensate un po'. su 50 seduti, quindi alla fine ha registrato un totale di 96 e comunque si è fatto il massimo. Dobbiamo ringraziare la Poker La Room poker perché room, comunque ci ha permesso sul cap di ampliarlo e quindi siamo arrivati addirittura ad avere in un certo momento 8 tavoli e quindi rispetto ai 5 previsti purtroppo le risorse sono queste e stiamo cercando di fare il massimo. Quindi cioè, è stato comunque importante il lavoro che è stato fatto anche per dare modo a tutti di trovare il proprio spazio. Sui sì. 300 posti del main event ne è prova che si è arrivati a 517. 517 entry, ragazzi, che veramente numeri straordinari. I 52 giocatori a premio, ricordiamo che la bolla è scoppiata questa sera intorno alle 20 e È un montepremi intorno ai 130.000 euro. 132.000 euro per una prima moneta di 30.000 30.000 euro, ragazzi. e con i primi 8 i primi 8 tutto il final table che riceverà il ticket per il main event dei campionati italiani 2022 che si svolgeranno nel mese di maggio qui alla Perla di Nova Gorica. Quindi, cioè, stiamo già anticipando tante cose, mentre ricordiamo che la stagione ISOP Season 2021-2022 partirà sempre qui dal Casino Perla dal 25 al 29 di novembre. Vi ricordo anche la promozione, faccio un po' di Vai, spazio vai, promozionale. Vi assolutamente. ricordo anche la promozione che è in atto per le camere, sono già 28 le camere vendute e quindi affrettatevi perché credo che termini martedì o mercoledì, non lo so precisamente, ma siamo prossimi a terminare questa promozione al miglior prezzo che stiamo Cioè, voi facendo. pensate, stiamo ancora giocando questo evento e siamo quasi full sul prossimo. No, non siamo quasi full, diciamola tutti, Ma però quasi ho detto, non ho siamo detto. al 30% delle camere vendute. E beh, contando che oggi È un mese è prima, sì. domenica, c'è cioè un mese E in prima. più diciamo che ci sono già un centinaio di prenotazioni che sono state inserite, c'è stata buona già richiesta delle varianti. Ricordiamo che nel prossimo evento le varianti di Oma sono due, una al venerdì e una al sabato. Si torna sul vecchio modello, un modello che piace tanto al community delle varianti, modello che permette di giustificare una trasferta per chi gioca solo le varianti. Variante, E certo. quindi diciamo che c'è una 2 giorni anche dedicata a loro. Questo anche grazie all'ottimo successo che tutti insieme hanno fatto registrare alla 5 giorni che abbiamo fatto sui campionati italiani 2021. No, Quindi anche perché diciamo che siamo ripartiti col piede giusto e cerchiamo di dare il massimo perché sia una bella esperienza di gioco. Ma anche perché ricordiamo che il torneo di Omaha che ha giocato in questa edizione ha avuto la 66 entries. bellezza di 66 entry, ragazzi. Sapete che in Italia per una variante 66 entry è veramente un numero altissimo. Intanto torniamo al tavolo. Di Martino con K-Dama si scontra con Tellini con 9 jack. Il flop recita 9 dama 10. Ma perché il travolo? Il tavolo. Ha detto il Ho travolo? detto il travo. No, ma Travo. guarda che cioè, adesso No, escono no, fuori no, delle cose strane no. No, nessuna che cosa te la strana. riguardano. Il travolo? Tarn, 2 di picche. Sempre avanti Di Martino con l'80% contro il 20% di Tellini che mette i resti Tellini. Un martello pneumatico questo tavolo. Tellini, no fear Tellini.
Tellini, Tellini, mette i resti, mette in difficoltà Di Martino che al momento comanda con la top pair. Però la paura di Martino è di trovarsi di fronte un 8 jack, un K jack, che ci possono stare. Resti di 253.000 per Tellini, Di Martino ne ha davanti 500.000 e si gioca il torneo di Martino qua. E decide di foldare da me. E Tellini gioca di forza anche questa mano. Che carattere che sta dimostrando Tellini. Assolutamente. Grandissimo Ivano Tellini da Bergamo. Io l'ho conosciuto che giocava nel mitico Circus Poker di Gigi Caslini a Medolago. Ma Medolago intanto passa in testa Uno con dei. due mani di forza, a forza veramente. Senza pelo sullo stomaco, si dice in questo caso? No, non vedo Col niente. O col pelo sullo stomaco? Cioè, ragazzi, ha forzato due mani sempre da peggio e ha costretto il suo rivale a foldare ed è saltato in testa il chip count con 601.000 di Io ne Martino. approfitto per salutare anche l'amico Gianluigi Caslini, ci siamo anche risentiti di recente, qua si parla di ante storie del poker, siamo negli anni 2008-2009, insomma, cose importanti. Anzi, no, ti devo dire, siamo intorno al 2010, quando c'è stata una ripresa da parte dei circoli, che poi appunto nel 2011. Mi ricordo in quell'anno il Circus Poker fece qualcosa come, cioè portò uno squadrone di 20 giocatori al main event da 1100, cioè una cosa importante, Max. Sì, importantissimo. Intanto Medenk con Asso Jack all in per 132.000. Di Martino ha già foldato. Vanicevic 7-8. Vince un botto. Vince un botto, ma folderà probabilmente. Un giocatore molto solito Vanicevic. Small blind Signor folda. Greco, io la devo abbandonare. Calicù, donna 8 e mi tocca rimanere ancora da solo. Io la saluto, Gian Giamarelli. Grazie Spero di riuscire a tornare più tardi. della compagnia. Se, lei sa che ci tengo questo pezzo perché io nel poker ho iniziato da qua. Ma se mi deve abbandonare, mi deve abbandonare. Con la prima diretta streaming mitica dal Casinò di Campione. Correva l'anno 2008, il mese di luglio, il giorno 3. Ma c'ero anch'io, c'ero. Lei non c'era fisicamente lì? No, quella volta lì non c'era. C'era. Non mi ricordo come si chiamava l'inviato, Non mi che però ricordo. giocava al suo circolo. Sì, eh? Il, com'è che lo chiamavamo? Il. No, perché mi hai fatto venire in mente la mia performance in quel di Campione. In braccio al buon diavolo, Gino Acqua, Gino l'acqua. quello era l'Unibet Open di settembre 2008. Sì, è per quello, infatti mi ricordavo 60 2008. ore di diretta tra i tavoli, cioè, fu il primo esperimento italiano di diretta tra i tavoli per 60 ore. Mi ricordo, facevamo ancora il ponte radio, utilizzavamo quei trasmettitori che da una camera all'altra portano il segnale dei televisori e lo utilizzavamo per trasmettere, per portare il segnale video. Sì. Bei E, insomma, ne abbiamo accrocchiate tante. tempi, bei tempi. Adesso intanto vediamo Di Martino con K10 di qua di resa 60.000. Purtroppo non vediamo le carte di Banicevic che colla. Caro signor Greco, ci Io la divertivamo saluto. e poi lei è invecchiato. Io sono invecchiato, io sono bello e barra come sono, come il sole proprio. Banicevic ci ha collato, quindi avrà una mano legittima perché fino adesso è stato molto attento ad usare le sue fiche. Flop 5 jack K, prende il K di Martino, esce in continuation bet di Martino, 80.000 per lui. Le devo fare i Banicevic. complimenti, ha tirato fuori un bel carattere lei sul commento.
Banicevic, anche lui ha tirato fuori un bel carattere, va in all-in. E Di Martino, instant call con K10, vediamo cosa mostra Banicevic adesso. K-dama! Attenzione! Solo 3-10 per Di Martino, Tarn 6 che non lo aiuta. River 7, niente da fare per Di Martino, spallata di Banicevic a Di Martino che scende a 217.000 e Banicevic sale in testa al count con 20 buie 616.000. Io l'avevo detto perché avevo detto che Banicevic è uno che non butta via le fiche, non si erano viste le sue carte, però per aver collato si intuiva che doveva avere una mano legittima, e così è stato. Ha dato una bella spallata di Martino che scende a 217.000 e questo è il count degli ultimi 6 rimasti al tavolo. Banicevic 616.000, Tellini 601.000, Di Martino 217.000, Krivokapic 205.000, Medenk 173.000, Callicu 117.000 in fondo al gruppo con 3 bui. Callicu purtroppo è rimasto in fondo, non ha trovato modo di entrare nei piatti, però con 3 bui. Ripeto, io purtroppo mi sto ripetendo da ieri, io personalmente non penso che sarei mai arrivato così corto, piuttosto io le metto dentro senza guardare. Ma ripeto, ognuno usa la strategia che meglio crede. Tante volte sono stato smentito da gente, da persone che sono rimaste attaccate al tavolo anche con un buio e poi sono state aiutate dalle carte, dalla sorte, sono risalite nel count. E adesso Di Martino resti da hijack con Dama Jack per 217.000, Banicevic da cutoff, Asso 6 di cuori. Vediamo se Banicevic, non penso che però per come ha giocato fino, a meno che Banicevic non intuisca che il... No, infatti folda, folda, penso che foldi assolutamente. Infatti folda. Callicu folda con 5-5. Ma vabbè. Krivokapic, Jack 7. Fold da small blind. Vediamo Tellini. Asso K. Tellini chiamerà instant. E infatti, call di Tellini contro Di Martino. 65-35 le percentuali. Attenzione perché potrebbe esserci un altro eliminato da questo torneo. Flop. 10 asso asso, però attenzione che rimane una piccola speranza comunque per Di Martino. Ah no, neanche, non rimane nessuna speranza. Perché comunque un K di cuori chiuderebbe il full per Tellini, quindi non rimane nessuna speranza. Tellini si aggiudica il piatto. E Di Martino viene eliminato in sesta posizione. Salutiamo Di Martino che ahimè per lui, in tre mani ha visto dilapidare quello che era la sua leadership del torneo ed è passato da chip leader del torneo a player out. Troviamo Tellini in testa al count con 838.000, Banicevic secondo con 616.000, Krivokapic terzo 195.000, Bedenk quarto 173.000 e Callicu quinto 107.000 con 3 bui. Ricordiamo che Callicu ha foldato 5-5, vedete, io mi ero stupito, però alla fine dei conti ha avuto ragione lui perché avrebbe fatto compagnia al buon Di Martino. Verso l'uscita, Banicevic, UTG, Asso Jack. Vediamo cosa decidi di fare. Banicevic esce in puntata, vediamo quant'è la sua size. Un raise 70.000.
Callicu 6 e 4 da cutoff, folda. Crivo Capic, dama 10 da bottone. Vediamo se sta pensando realmente se collare o no. No, folda. Medenk 8-3, fold e Banicevic si aggiudica un piatto no contest. Adesso, come vedremo al chip count, ci sono su 5 giocatori. Diciamo che tranne Tellini e Banicevic, che comunque hanno uno stack abbastanza importante per quello che è il torneo in questo momento, gli altri tre sono veramente, veramente corti. Callicoo con 3 bui, Meden 4 bui e Krivo Kapic con 6 bui. Io quello che mi chiedo sempre è se l'atteggiamento dei nostri giocatori cambia quando si siedono al tavolo televisivo rispetto a quando sono su in poker room e non c'è la televisione a guardare ogni loro singola mossa. Perché a volte, secondo me, il tavolo televisivo modifica un attimino quelle che sono le attitudini di alcuni giocatori. Questa è una mano che probabilmente si chiuderà con un nulla di fatto. Infatti, un fold totale, Banicevic vince i bui. Chip count, Tellini sempre in testa, 818.000, Banicevic secondo, 686.000. Krivo Kapic terzo 185.000, Medenk quarto 133.000, ultimo Callicoo con 3 bui 107.000. Adesso vedete che nel momento in cui Callicoo sarà nel giro di pagamento bui, dovrà mettere nel piatto 50.000 fiche, che praticamente è la metà delle fiche che ha in questo momento. Quindi diciamo che sarà in, almeno io, secondo la mia idea di gioco, sarà in un obbligatorio, però non è detto. Krivo Kapic, 6-5 da OTG, fold. Il chip leader Tellini, asso dama da cutoff, piatto da 50.000. Tellini esce in puntata. Vediamo quant'è il raise di Tellini. Ha un call, colla, decide di collare Tellini con 30.000. Banicevic con 6-4 i fiori decide di collare. Callicoo con K10 cecca dietro. Flop. 8-3-5. 3 giocatori nel piatto. Banicevic al 49%. Callicoo al 17%. Tellini al 34%. Vedete che Banicevic è un po' avanti con le percentuali perché in questo momento si trova in bilaterale e Callicoo decide di andare ai resti adesso. All in per 77.000 per lui. Penso che troverà il call di tutti e due i giocatori, credo io, eh? Almeno che Banicevic non decida di mettere i resti, però non penso. Penso che giocherà per fare il player out insieme a Tellini. Chiesto il count Tellini. Diciamo che i giocatori sono praticamente tutti là, perché tolto Bani, però Banicevic c'ha quella percentuale perché è in bilaterale. Però già se al turn non dovesse uscire una carta sua, la percentuale di Banicevic si abbasserà e diventerà praticamente simile agli altri. Intanto Tellini ha collato 77.000. Vediamo se la mia profezia è giusta. Sì, penso di sì. Banicevic sta prendendo in mano le fiche per collare anche lui, credo, o addirittura a resare, no? Vediamo. Call di Banicevic. Tarn 1-2,
che dà la scala a Banicevic, quindi abbiamo un altro player out a questo torneo. Lui ancora non lo sa. Banicevic informa Tellini di aver chiuso il punto con questa puntata. Pot da 331.000. Vediamo quanto decide di puntare Banicevic. Banicevic 125.000, quasi metà pot. Tellini capisce che non è il caso, folda e abbiamo un altro player out. Kalikou ci lascia in sesta posizione. E tre carte, ormai il river è ininfluente, il dealer gira lo stesso il river, che oltretutto è beffardo per Kalikou, che pesca il K, ma comunque viene eliminato, anzi scusate, in quinta posizione, e rimangono in quattro. Chip leader in questo momento diventa Banicevic, 910.000. Tellini lo segue in seconda posizione a 711.000, Krivokapic terzo con 6 buie a 185.000 e ultimo e quarto Medenk con 4 buie 123.000. I buie sono 10.000, 30.000, ante 10.000. Vedete, in questo caso secondo me, se Banicevic, se Kalikou metteva resti preflop, magari Banicevic non avrebbe collato preflop con quelle carte. Così è un pensiero mio, eh? Poi con i se, con i ma. Tellini, UTG, dama 9. Fold di Tellini. Medenk 123.000 per lui, 7-4 da cutoff. Fold. Banicevic, il chip leader del torneo, bottone, asso, jack. On fire Banicevic in questo momento, come si dice in queste situazioni. Vedete alle sue spalle il count, mancano 9 minuti al cambio di livello. Prepara la puntata Banicevic. Raise 70.000 per lui e fold istantaneo di Krivokapic. Vediamo che sarà molto molto difficile per Medenk e Krivokapic. Hanno rispettivamente 4 buie e 5 buie. Comandano Tellini e Banicevic con 940.000. Banicevic ha quasi il totale delle fiche degli altri in gioco. Medenk, UTG 9-7. Fold di Medenk. Banicevic, asso 4. Ricordo che siamo rimasti in 4, Banicevic, chip leader in questo momento, sta facendo valere la sua leadership. Asso 4, la cutoff, apre, raise 70.000. Krivokapic, fold con asso 3, Tellini, fold con 3-4, altro piatto, no contest per Banicevic. E adesso se Banicevic e Tellini iniziano a martellare di posizione sui due corti, penso che per i due corti ci sia veramente poco 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 da fare, eh? Perché vedete, come vedete, sono rimasti con 4 bui, e quando tocca loro, essendo rimasti in 4, arriverà presto l'ora di pagare bui. Se ne vanno 50.000 fiche ogni volta e per Medenk è quasi la metà del suo stack, quindi
Banicevic UTG 10 Jack. Vediamo se continua a martellare Banicevic o decide di foldare, lasciare in mano la parola a Tellini. Non credo che abbia intenzione di foldare Banicevic, eh. Eh sì, il ragazzo ha fatto fish e si sta facendo rispettare. Costringe i due corti al tavolo a una resa lenta e silenziosa. Fold di Tiellini anche, vediamo Meden con K5 cosa ci decide di fare. Pensa, è corto ragazzi, è corto veramente, eh. E io metterei i resti a questo punto, tanto Banicevic può aprire con qualsiasi carta. Cosa fa? Folda, 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 attenzione ragazzi, folda. Terzo piatto consecutivo per Banicevic senza giocare, sale a 1.030.000, sfonda il muro del milione per la prima volta in serata. Tellini seconda 671.000, Krivokapic terzo con 4 buie a 135.000, Medenk quarto con 3 buie a 93.000. Mi sa che Banicevic ha capito che i due corti al tavolo non se la vogliono rischiare. Per carità, ha sempre avuto mani legittime, perché per essere in quattro al tavolo ha sempre avuto mani legittime. Adesso vediamo, Krivokapic, Asso Jack di cuore, UTG verosimilmente sarà a emettere arresti. Vediamo se trova qualche cliente per fare double up, perché poi il rischio è questo, che poi quando hai la mano da corto non trovi nessun cliente e sono mani sprecate. Tellini 8-3 folda da bottone. Medenk 4-2 folda. E Banicevic 4-2 fold. E Krivokapic si aggiudica questo piatto da 50.000 che poco sposta al suo torneo se non aver guadagnato un buio. 1 milione esatto per Banicevic, 661.000 per Tellini, 185.000 per Krivokapic e 83.000 per Medenk. 10-30 i bui, 10.000 l'ante che paga il bottone. Vediamo Tellini da UTG. Purtroppo non vediamo le sue carte, eccole qua, 8 e 3. Fold, Medenk da bottone, K6 di quadri. Asso 9 di Banicevic che probabilmente collerà questa mano, Banicevic, eh? Non penso possa rimanere fuori, deve mettere 63.000. La small blind sa che Medenk in questo momento manda resti con qualsiasi mano. Conta le fiche, guarda le carte e copre il Raising Medenk. E vediamo, Krivokapic cosa decide di fare? Decide di collare con Asso 9 anche lui. Questa è una buona notizia per Medenk. Flop 7-4-4. Rimane check check per Vanicevic e Krivokapic. C'è una piccola speranza per Medek. Eccola qua la piccola speranza per Medek.
finisce il piatto, Medek si salva, rimane dentro il torneo e vediamo a quanto sale con questa giocata Medek. Sale a 229.000. Ha dato una bella spallatina al suo torneo Medek. Era rimasto con due bui, vedete che io parlo delle mie teorie, ma alla fine vengo sempre smentito regolarmente. Ha aspettato finché non ha trovato la mano, secondo lui idonea la giocata, ha trovato due giocatori e si è portato a 229.000. Dovrebbe aver sorpassato Krivokapic nel count. Intanto dovrebbe esserci un cambio dealer al tavolo, se non sbaglio, almeno questa è la sensazione. Sì, cambio dealer. E vediamo il count adesso. Vanicevic scende dal 1.927.000, Tellini 661.000, Medek sale a 7 bui 229.000 e Krivokapic adesso è lui in ultima posizione con 3 bui. Ci vuole proprio un miracolo per Medek e Krivokapic, però vediamo. Sappiamo che a poker, a Texas Hold'em in particolare, tutto può succedere e il contrario di tutto. Quindi Medek 7-5 da UTG. Fold per lui. Banicevic, asso 5 da bottone, vediamo se fa valere la sua posizione, Banicevic e la sua leadership. No, assolutamente, non si mette in mezzo, decide di foldare. Krivokapic, small blind, 9 jack. Ricordiamo che è rimasto con 3 bui. Decide di foldare, Tellini si aggiudica il piatto senza giocare. Adesso Krivokapic dovrà mettere 10.000 di ante dal bottone e scenderà a 92.000. Banicevic in testa 917.000, Tellini secondo 681.000, Medek 229.000, Krivokapic, come già detto, ultimo con 3 bui 102.000. Non se l'è sentita Krivokapic di andare in guerra col grande buio. Ha foldato e rimane anche lui attaccato alla speranza, al lumicino che comunque ancora esiste, esiste sempre. Vediamo allora, altra mano. Banicevic, 8 e 10 da OTG, fold. Krivokapic da bottone con 3 e 4, è rimasto con 82.000, infatti, come dicevo io, fold. Tellini, asso 6 da small blind. Decide probabilmente solo di collare, infatti. Medek 7-9 da big blind, check. Flop. Asso 10-8. Turn, jack di cuori. Mano chiusa per Medek, ma Tellini non lo sa. Infatti Tellini esce, all in per Medek di 189.000 e Tellini a questo punto capisce probabilmente che non c'è più speranza per lui e abbandonerà la mano. Non penso che dopo la condotta di gioco avuta fino adesso da Medek Tellini possa pensare... No, colla! Colla Tellini! Attenzione! Non me l'aspettavo,
Assolutamente, perché vista la condotta di mano che ha avuto fino adesso Medek, era quasi palese che fosse Naz su quella carta al Tarn, e invece Tellini non gli crede e lascia un bel piatto a Medek. Che come vi ho detto, vedete cosa succede ancora per l'ennesima volta. Medek ha tenuto duro e addirittura sale in seconda posizione nel count. Sale a 478.000 con 11 bui. Vi ricordo che 3 mani fa era in ultima posizione con 3 bui. Quindi ha avuto ragione Medek. Krivokapic è rimasto con 2 bui e Tellini scende a 452.000. Non ci ha creduto, Tellini non ci ha creduto. Però, ripeto, con la condotta di mano, con la condotta di gioco, scusate, avuta fino adesso da Medek, era abbastanza. Poi, allora, parlare da qua è sempre facile, ragazzi, eh? Poi lo sapete meglio di me anche voi. Seduti al tavolo è tutta un'altra cosa, qua sul divano. Come si dice, come nel calcio siamo tutti allenatori, qua siamo tutti fenomeni dietro, seduti sul divano, eh? Poi bisogna stare seduti al tavolo con i mille pensieri che ci girano, le mille, invece così è facile però, dai. Vabbè, però siamo qua a commentare anche per quello. Krivokapic 5-2 da UTG, è rimasto con 82.000. Vediamo cosa decide di fare. Folda. Tellini, asso 8 di cuori da bottone. Vediamo se decide ancora di collare e basta o decide di resare. E adesso decide di risare perché prima non è andata molto bene la strategia di collare in guerra di bui. Raise 70.000, 90.000 per Tellini. Medek con 3-4. Fold per lui. E Banicevic con 7-10. Deve mettere 50.000 per collare da big blind. Decide di foldare. Piatto vinto per Tellini. Krivokapic ha già foldato, quindi la grafica adesso si aggiornerà. Eccola, perfetto. Tellini si aggiudica un piatto, 100.000 di pot. Sale a 552.000. Adesso, se non sbaglio, Krivokapic dovrebbe essere di grande buio. A 42.000, è rimasto 42.000. Un buio è rimasto a Krivokapic. Vediamo. E infatti è rimasto con un buio. Tellini 9-2 da UTG. Medek 10-4 da bottone. Fold anche per lui. Banicevic, dama, small blind, all in per Banicevic, Krivokapic con 3-6, con neanche un buio, adesso è costretto a metterle. All in a 2, Banicevic dama contro Krivokapic con 6-3, ricordiamo che era rimasto con un buio. Flop.
Asso 3-7, c'è un 3 per Kripo Kavic che aumenta le sue possibilità. Rimangono due out per Kripo Kavic, 7, eliminato Kripo Kavic, scusate, in quarta posizione e rimaniamo in 3. Per questo freeze out ISOP poi 2021, tre giocatori a contendersi la vittoria finale. E in questo caso vedete la strategia di rimanere attaccati al tavolo fino all'ultimo è servita poco a Kripo Kavic. Perché nel momento in cui è stato costretto a mettere resti al buio, praticamente si è trovato un dama dama dall'altra parte che poche speranze gli ha lasciato, anche se al flop un pochettino di speranza era migliorata, però niente da fare per lui. Tre giocatori rimasti: chip leader Banicevic 939.000, Tellini secondo 552.000, Medenk terzo 438.000, i bui sono aumentati 20.000, 40.000, 20.000 di bui. Quindi ogni giro di bui si pagano 80.000 fish. Medenk da UTG, dama 9 di cuori. C'è qualcosa che non va al tavolo, vediamo cosa sta succedendo. Cerchiamo di capire. Io intanto mi sono arrotolato con la mascherina e le cuffiette per sentire cosa dicono i giocatori al tavolo. Ne sono uscito vivo, ecco qua. Allora, dicevamo. C'è un po' di impasto al tavolo. È successo qualcosa, ma non l'abbiamo capito, almeno io non sono riuscito a seguire questa mano perché non si è capito molto. Allora, Medenk dovrebbe essere OTG, non capisco perché ha le fish davanti. Tutto fermo al tavolo in questo momento. Banicevic. Ricordiamo chip leader del torneo con 919.000. Un attimino di pausa, vediamo cosa sta succedendo al tavolo, giusto per cercare di mettere un po' di ordine. Mi sembra che siano andati in pausa i giocatori, eh. Piccola pausa, ragazzi, ci sentiamo tra poco. Ciao. 460. How much you have? 400. 400. Okay. 200,000. 400,000. 600.
100,000, 900,000, Sta arrivando Robert. Continuiamo a giocare? Continuiamo a giocare. It's like 900 euros. I can make, you know, like a flip. And it's a first place. So, anyway, you take the third place. So no, you no, get no, the I want the first place. You want a first? Okay. No, it's like a, it's 900 difference. I mean, it's like a flip. You are flipping anyway. You have 1 million. I have 100,000. If I flip one time, I have 800. Okay. If I lose 900. If you would even be positive, I'm sorry. Small okay. Time resto più circa. 30 per me. 20. No, è cambiato. Ah no, 20, 40. 20, yes. 20. Cool. 40. 40. 40.
Eccoci qua, piccola pausa finita, ritorniamo al tavolo. 3 left, Tellini da bottone, K-Dama col 40.000, Mendenk 8-9 di fiori, raise all in. Banicevic 8 jack, fold. Tellini, se non ho sentito male, ha detto call. Attenzione, K-Dama di Tellini contro 8-9, possibilità di altro player out. Flop. 2-3-5, nessun aiuto per Medenk dal board. Turn 6, che gli regala degli out in più. River 2, nessun aiuto per Medek e siamo alle zap finale. Medek eliminato in terza posizione, rimangono Banicevic e Tellini a giocarsi la prima moneta di questo torneo Freeze Out ISOP poi 2021. E alla fine sono rimasti i due giocatori che di fatto hanno controllato il torneo dall'inizio, da quando è cominciato, poi alla fine sono rimasti solo loro. Quindi è zap finale, Banicevic comincia queste zap con 1.021.000, Tellini 900.000, i bui sono 20.000-40.000, spariscono le ante. Intanto sentiamo che il traduttore sta parlando con Banicevic, perché non parla italiano, parla una puntina di inglese. Quindi vediamo adesso cosa decidono di fare i giocatori, se decidono di andare avanti o fermarsi come consuetudine per le zap finale. Sì, sembra che si sono fermati, quindi ci sentiamo tra poco quando ricomincia le zap. Thank you.
Ora, fai quello che tu sai. Freschiniamo. Ed eccoci ritornati, atto finale di questo Freeze Out Isopoid 2021. Troviamo al tavolo Banicevic contro Tellini. Banicevic da bottone, asso, jack di cuori. 911.000 per lui. Tellini, K Jack da Big Blind, 860.000 per lui.
raise di Banicevic 110.000. Tellini call. Flop. 7-2-5. Banicevic si trova avanti con l'88%, check di Tellini e check di Banicevic. Turn 6 esce in puntata Tellini in questo momento si trova dietro, come potete vedere le percentuali recitano 93% per Banicevic e 7% per Tellini. Banicevic decide di foldare, bravo Tellini, costringe l'avversario a foldare da meglio. Sono praticamente pari stack, come vedete 1.010.000 per Tellini, 911.000 per Banicevic, blind 20.000-40.000. Ricordiamo, questo è l'atto finale del torneo Freeze Out ISOP poi 2021, che ha visto ai nastri di partenza ben 97 iscritti. Quindi un bel numero di giocatori per un gran bel torneo che è partito oggi alle ore 17. Quindi siamo già a 10 ore di gioco, eh? Questo è uno dei fattori che a volte può un attimino spostare quello che è l'andamento di un torneo, la vincita finale, la stanchezza che può prendere comunque un giocatore dopo 10 ore al tavolo. Tellini da bottone, vediamo cosa decidi di fare, se vediamo le carte, no? Non le vediamo. Tellini decide di collare, Banicevic da big blind checka. Flop 6, dama 5, prende il 6 Banicevic, ma purtroppo non vediamo le carte di Tellini, quindi possiamo solo provare a immaginare. Turn 3 di quadri, c'è una possibilità di scala. Banicevic esce in puntata a 50.000, Tellini folda, Banicevic si aggiudica il piatto. E adesso sono proprio pari stack, balla veramente niente, 970.000 per Tellini, 950.000 per Banicevic, quindi un heads up che parte veramente, partono tutte e due sulla stessa linea di partenza, vediamo come andrà a finire, chi si aggiudicherà questo titolo. Ricordiamo che domani, oltre al day 3 del main event, ci sarà anche il Six Max che partirà alle ore 18. Banicevic da bottone 5-7. Raise di Banicevic 80.000. Tellini 9 e Jack. Se non sbaglio ha collato Tellini, no, ha foldato. Fold Tellini e adesso qua come al solito o ci troviamo di fronte a qualche mano obbligatoria o uno dei due giocatori deve prendere in mano le redini di questo torneo, di questo heads up, perché sennò lo stallo potrebbe essere veramente veramente lungo, contando che sono pari stack. Tellini, attenzione, allora comunichiamo subito alla regia perché abbiamo dei problemi con le carte di Tellini. Vediamo. Vediamo il board, 8-4, dama, 9-2, Banicevic ha 7-2, prende il 2, river, betta 40.000,
Tellini purtroppo non vediamo le carte e decide di bettare pesante. Tellini raise 280.000, mostra KK Tellini. Vanicevic dama 2. Allora, praticamente se c'è stato un po' di un attimino di confusione, se non ho capito male. No, è giusto. Tellini ha mostrato KK, Vanicevic ha preso il 2 river. Ha bettato, Tellini è uscito in raise e il colpo si è chiuso qui. Vediamo se siamo riusciti a, vedete. No. C'è qualcosa che non vale. Allora, ragazzi. Però mi sono perso qualcosa. O mi sono addormentato, non me ne sono accorto. O mi sono perso qualcosa. Va bene, Vanicevic, dama 9. Tellini, asso 10. Tribet di Tellini e fold instant di Vanicevic. La mano di prima la devo andare a rivedere, perché ci ho capito veramente poco, eh. Adesso non so se erano le immagini che erano fuorvianti o io che mi sono addormentato per un attimo e non mi sono accorto di quello che stava succedendo, che ci può stare, può essere che io mi sia addormentato, che è la soluzione più probabile. Vanicevic in testa con 1.131.000, Tellini bui 20-40.000. Tellini da bottone, continuiamo purtroppo a non vedere le carte. All in nel frattempo di Tellini, purtroppo continuiamo a non vedere le sue carte. Vanicevic dama 5, folda e ritorniamo a pari stack. Vanicevic, 930.000 Tellini. Vediamo se stanno cercando di sistemare il problema con Tellini, perché purtroppo non riusciamo a vedere le sue carte.
chiede se non vedono le carte, perché io le metto tutte qua le carte, dicono che non le vedono. Hanno un problema con la visione delle carte, forse. Eccoci tornati amici dopo una pausa durata qualche minuto. Eccoci tornati alle zap finale di questo torneo Freeze Out Aesop Poi 2021. Sono arrivati in fondo Banicevic e Tellini, rispettivamente chip leader con 961.000 e secondo con 960.000. Sono pari stack con 16 bui a testa. I bui sono 30.000, 60.000. Tellini 7-5 di cuori. Abbiamo sistemato il problema delle carte di Tellini che non si vedevano. Infatti vedete che adesso finalmente vediamo anche le sue carte. Fold di Tellini. Banicevic aveva dama 10. Comunque, come dicevamo prima quando ho cominciato queste zap, i due giocatori sono praticamente, no, non praticamente, sono pari stack, quindi deve succedere veramente qualcosa di qualche incastro di carte particolare per sbloccare questo finale di torneo, o che uno dei due prenda in mano le redini del gioco e inizi a rilanciare, a picchiare, come si dice, come un fabbro al tavolo, per cambiare un attimino quello che è l'andamento del torneo. Banicevic da bottone 8-2 fold. Perché ricordiamo che allora i giocatori che arrivano ai tavoli finali di Aesop giocano fino all'ultima mano, perché oltre a quello che è il premio in denaro dei tornei c'è anche il prestigio con la targa, da questa edizione una targa bellissima, un brand ideato dal nostro Gian Giamarelli, quindi c'è anche l'importanza di portare a casa questo fantastico trofeo, questo nuovo trofeo ideato. Tellini Asso 2 e Banicevic Jack 6. Call di Tellini e check di Banicevic. Flop. 10-4-5. Non prende niente nessuno. 72% per Cellini, 28% per Banicevic. Check di Banicevic. Check di Tellini. Turn 4 di fiori. Check, check, river 10 di fiori, non cambia niente, rimane avanti Tellini. Probabilmente check di Banicevic, Tellini prepara la puntata, bet 70.000 e Banicevic folda. Tellini sale oltre il milione, esattamente a 1.020.000. Banicevic 901.000, vedete, Tellini ha 17 bui, Banicevic 15 bui. Sono le 4 del mattino, quindi adesso oltre alle skill bisogna anche fare i conti con la stanchezza, con le tante ore che i due giocatori sono seduti al tavolo, quindi vediamo chi reggerà di più a livello nervoso. Banicevic da bottone, asso 6. All in di Banicevic. Tellini 7-8 chiede più o meno la situazione di Banicevic. Call. Attenzione, 7-8 di Tellini contro asso 6 di Banicevic.
Si è frizzata l'immagine. Non sappiamo cosa sta succedendo. Flop. Abbiamo portato un ospite illustre. K6-10. Prende un bel 6 Banicevic. Si sieda, si sieda. Dovremmo essere all'atto finale. 8 Tarn. River, Dama, eliminato Banicevic, vince il torneo Tellini! Vabbè, allora sfruttiamo il nostro ospite che è arrivato proprio in un momento. Bene. Assolutamente, è arrivato. Come è stato il commento tecnico? Bello? Fatto bene? Qua non lo so, dove ti dico. No, no, dico io la mia prestazione. Ah, sì, no, bellissimo. Perfetto, infatti, perfetto. Si è vista proprio la differenza. Hai visto? Di... Sono arrivato e l'ho fatto. Il Nicchietto ha anche un altro primato, ed è quello di aver vinto per la prima volta il premio, il frame, il ah, quadro. La cornice, che ho qua, ma non posso fare. Il disco d'oro. Il disco. Bello, bello. L'hai vista? Sì, questa è bella. Questa è bella, questa è veramente bella. Infatti ho parlato dei premi nuovi ideati dal buon Gian Giamarelli, veramente, veramente bello. Bello, sì. Ho dimenticato di sopra, sono andato a ritirarla adesso. Sei andato? Appunto, sei dimenticato. Perché ieri per l'intervista ho dovuto portarla giù per non tornare in camera a rimetterla. Ho detto la tenete qua un attimo e poi. Cioè, aspetta, intervista perché hai vinto? Sì, perché ho vinto l'Omaca. L'Omaca Player of the Year 2021. 2021, quindi. Sì. Ah, quindi sei abituato a vincere? No. Come no? Ma Nicchietto non è venuto da solo, ma sta andando via perché è timido. Come è venuto con un giocatore che una volta vinceva, anni e anni fa. Ah, una volta vinceva? Una volta. Adesso è solo un ricordo. Come ricordo? Perché un ricordo? Ma no, tanto vincere questo gioco. Arriverà il momento anche Antonio mio. San Nicola era qui con noi. Arriverà anche il mio di momento. Ma sì. Un giorno, noi siamo fiduciosi. L'importante è esistere. Ma tra 10-11 anni io vado in pensione, però ti guardo. Ce la farò, dai. Resisti ancora 10-15 anni? Riuscirò a farlo. No, dico, resisti ancora 10-15 anni? Per che cosa? Dico, hai tutta questa pazienza di aspettarlo 10-15 anni ancora? Beh, perché tu no. No, io no. Ma lui no. Lui c'ha in testa di vincere qualcosina nel frattempo, dai. Già, ci ha preso gusto con l'Omaca, quindi... Ma sono ragazzi giovani, bisogna dargli la fiducia, cioè, neanche avesse i capelli bianchi... Puntiamo a fare la doppietta e dopo basta, va bene. E beh... Neanche avesse superato i 40, sì. Ha superato i 40, no? Ma perché? Non mi sembra. Non hai superato i 40. Di uno? Di uno. Un bel 41. Un 41. Cosa succede? Non siete in diretta. Certo. Siamo in diretta, stiamo siete commentando in diretta. Certo, assolutamente che siamo in diretta. Avete già staccato? No, possiamo andare avanti. Mister Calvin ci dice che possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Adesso mettiamo la telecamera sul dottor Nicchietto. No, che telecamera? Io vado a dormire adesso, che domani devo giocare. Ecco. Cosa devi giocare? Il main. Ah, si entra ancora? Sì. Sono... Sì. Allora, dimmi, quanti siete rimasti, scusa? Siamo 27 left. 27 left? Oh, sì. Bene, dai, qua mi stanno reclamando, mi sa che devo andare a fare qualche intervista. Bene, bene, speriamo domani. Va bene, allora, non ti dico niente per domani perché non si dice niente. Noi ci sentiamo domani per il main event. Buonanotte a tutti. Buonanotte.